La regione ha sospeso la somministrazione delle ultime 2.306 dosi di AstraZeneca BV2856. Si tratta di un vaccino somministrato prevalentemente alle forze dell'ordine e ai docenti durante questa prima fase di campagna vaccinale. Un vaccino che comincia proprio tra le categorie indicate a destare sospetti. E da qualche settimana anche le forze dell'ordine, i vigili del fuoco hanno cominciato ad essere vaccinati con questo vaccino AstraZeneca. Noi come vigili del fuoco, USB vigili del fuoco, avevamo già espresso le nostre perplessità sull'efficacia di questo vaccino, ma noi mai avremmo potuto pensare gli effetti devastanti che ci sono stati. Noi ovviamente vogliamo delle certezze, perché noi stiamo cominciando ad essere vaccinati proprio con questo vaccino. Tanto come organizzazione sindacale sicuramente non ci fermeremo, perché vogliamo tutela e sicurezza per i vigili del fuoco, ricordando che siamo tra i servizi essenziali di questo paese. Pertanto vogliamo essere tutelati. Ricordiamo che non abbiamo riconosciuto le malattie professionali, il Covid-19 non rientra tra quelle malattie riconosciute. Pertanto la parte normativa del contratto, che dovrebbe essere discussa, è di fondamentale importanza per la tutela e la sicurezza sia di noi lavoratori che anche delle nostre famiglie.